Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il Chris Vector della Crytek. Let's go! La Crytek è una delle migliori compagnie produttrici di fucili perfetti già out of the box, ovvero fucili che voi potete prendere e andarci a fare in campo senza dover stare lì a modificare l'impossibile negli interni. Tra l'altro questo marchio è l'unico ad avere la licenza ufficiale per porre i loghi originali su questa controparte per il soft air. Questo fucile vanta una qualità di altissimo livello, tutti i componenti sono curati al dettaglio e non c'è spazio per l'imperfezione. Funzionalmente è un fucile da fuori classe, fuori dagli schemi, altera completamente la nostra visione di fucile da soft air. Questo perché la linea futuristica di questo modello porta con sé alta ergonomia ed efficienza senza pari. Tutto questo si ricollega ovviamente alla sua controparte reale, che è stato elogiato effettivamente come il fucile del futuro, grazie sia all'ergonomia e ad altre caratteristiche che a noi non fregano perché giochiamo a soft air e non a spararci nella vita vera. La genialità posta nella produzione della controparte originale viene ripresa, anche se in parte, nella sua replica da soft air, che non manca di tanti piccoli accorgimenti che vanno a differenziare questo fucile dal resto della categoria. Muoviamoci appunto quindi sulle caratteristiche interne ed esterne del fucile e vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Bene, la scala del fucile è 1-1, identico alle dimensioni della controparte reale. I materiali invece sono polimero per tutto il guscio esterno, acciaio e metallo invece per slitte e componenti interni. Il funzionamento è ovviamente elettrico, gira sia con 11.1 che con 7.4, è consigliato l'utilizzo delle 11.1 in quanto il fucile ha prestazioni ovviamente maggiori. Il calcio è abbattibile, premendo questa levetta sul lato, e il fucile diventa estremamente corto ed estremamente compatto. Il selettore di fuoco invece offre qualcosa che raramente ho visto, ovvero la modalità fuoco singolo, la modalità due colpi e la modalità raffica. Vorrei concentrarmi particolarmente sulla modalità due colpi, che è una grandissima figata, in quanto visto che la canna è molto corta ed è molto stretta, con due colpi siamo sicuri di andare direttamente al bersaglio senza spread, quindi senza che i pallini si aprano e si perdano. Le tacche di mira sono flip up, quindi abbattibili. L'otturatore si apre in questa maniera, tra l'altro la leva è molto figa, si tira in avanti e poi si tira indietro, tac, tac. Lo sportellino dell'otturatore si apre da questa parte, ci permette di andare a regolare direttamente l'op-up da qui, che tra l'altro è molto molto comodo, e poi lo possiamo chiudere. Il selettore di fuoco è ambidestro, quindi c'è sia da questa parte che dalla parte dietro. Tutti i loghi sono come nell'autentico. Le tacche di mira, oltre ad essere flip up, sono in polimero. La lunghezza è di 445 mm col calcio chiuso o di 665 mm con calcio aperto. Il peso è di 2,6 kg, abbastanza leggero. La batteria viene posta all'interno del pistol grip, si rimuove questo cosino qui e qui dentro c'è tutta la cavistica. È equipaggiato con due slitte, una 1913 Picatinny Top Rail per ottiche e una Picatinny 1913 inferiori invece per accessori. In scatola vi verranno fornite anche due slitte da porre qui sul lato. Come caratteristiche tecniche abbiamo un matchbox verticale, ingranaggi, pistone, testa pistone e cilindro sono compatibili con la versione 2, il motore ad albero corto, guida di molla cuscinettata, tutto controllato da un microinterruttore e da una scheda di controllo elettronica integrata a sua volta con il MOSFET 3034. L'op-up è rotatorio regolabile ovviamente, come vi ho fatto vedere prima, ed è qui dentro, e la canna interna è da 155 mm. Infine abbiamo il caricatore, che è monofilare da 35 pallini. Anche questo è particolarmente bello e si adatta perfettamente allo stile del fucile. Va bene, adesso che vi ho raccontato vita, morte e miracoli, possiamo muoverci sulla prova di tiro e vedere come spara questo piccoletto. Montiamo la batteria, rimuoviamo questo tappino qui, tiriamo fuori il nostro cavetto. Le reinseriamo all'interno. Va bene, passiamo adesso alla prova di tiro. Va bene, passiamo alle conclusioni. Questo è un fucile molto particolare. Non tanto per le prestazioni, che sono comunque al top della gamma, ma più che altro per il suo design, che è, come vi ho detto, futuristico,
e per le modalità di utilizzo. La maneggevolezza di questo prodotto è superiore a qualsiasi altra mitraglietta. Andare in puntamento e spostarsi è estremamente semplice e intuitivo, anche quando effettivamente non dovrebbe esserlo, soprattutto se non siete abituati. La velocità di acquisizione del bersaglio con questo fucile è superiore. È estremamente semplice inquadrare il nemico e sparare. Infatti è un fucile user friendly che consigliamo soprattutto a quelli che si sono appena avvicinati al mondo del soft air e potrebbero avere e trovare grossi impedimenti con l'utilizzo di un'arma diversa e quindi più difficile da impugnare. Prima vi parlavo di design e quello di questo fucile è stato progettato per arrivare alla maneggevolezza definitiva. Può essere completamente accessoriato grazie alle slitte superiori, inferiori e ovviamente laterali, e inoltre è possibile montarle anche qui sul calcio, magari per una torcia. Sono inoltre le piccole chicche che ti fanno capire quanto questo fucile sia stato ben progettato e ben pensato. Inoltre sono le piccole chicche che ti fanno capire quanto impegno e quanta attenzione è stata messa nella progettazione di questo fucile. Vedi per esempio il selettore per la sicura. Quando infatti avremo finito di sparare e metteremo il fucile in sicura, questo andrà a rilassare le molle e il gearbox interno in modo tale che non si deteriori con il tempo. Oppure la raffica da due colpi, che ho visto in pochissimi fucili, che aggiungerà, oltre alla semplicità di acquisizione del bersaglio, anche una precisione sicura, in quanto con una canna corta e con poco spread ci permetterà di colpire il bersaglio precisamente senza che i pallini volino da tutte le parti. In poche parole, questo è il fucile del futuro, con tante piccole chicche e con una maneggevolezza unica nel suo genere. Va bene, qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e stay hungry!